Io rivedendo quelle immagini, non so se le possiamo mostrare. Cioè, veramente colgo da parte tua quel sano fanatismo che ti caratterizzava per il gol, che ti impediva, letteralmente ti impediva, di vedere se ci fosse Del Piero o Gesù Cristo al tuo fianco. Cioè, questo è quello che io, veramente, lo dico con grande sincerità, è quello che io ho notato in queste scene, che adesso possono vedere anche gli altri. Perché tanti hanno detto, ma Filippo poteva essere buono perché Del Piero in quel momento recupero dell'infortunio, segnava su rigore, eccetera, dove aveva bisogno di un gol in movimento. Del Piero secondo me non aveva bisogno di nessun regalo da parte di Inzaghi, ma Inzaghi aveva bisogno di fare quello che ha sempre fatto, gol, ed è quello che anche fa. Perché, anche no. Perché lui, insomma, anche, no, anche perché poi lui li faceva senza i miei assist e poi lui era uno da assist. Però adesso, a parte gli scherzi, questo che è successo, chiaramente non, però io nel 98 non voglio dire niente, però nel mondiale a Baggio con l'Austria, vi ricordate, perché voi magari vi siete dimenticati, non giocavo mai, sono entrato, sono arrivato avanti alla porta, portiere mi è uscito e Baggio ha fatto gol a porta vuota, io che faccio un assist, Baggio non si può guardare, è vero, però è successo. Per cui... Infatti molti hanno detto che volevi tirare. Barone manco. Al mondiale sta ancora aspettando. Forse volevo tirare, l'ho presa male. Ale, scusami, vorrei chiusare. No, intanto dalla regia mi hanno comunicato una cosa che non ho capito. Prego, Ale. No, niente. No. Dopo l'immagine non c'è niente da dire. Abbiamo riso, ma dopo il primo gol, che tipo ho fatto bene a tirare, sono il primo ad abbracciare, cioè guardiamo un attimo. Ma io non ho visto neanche Barone. Io non ho visto neanche Barone. Ricordiamo. Non hai visto tanti Barone di noi, Pippo, non ti preoccupare. Ma perché lui vedeva tanti, solo una cosa. Ti vogliamo bene lo stesso. Non ha visto Barone, oh. Lui vedeva solo Barone, una cosa, ancora là, che devo aspettare. Va bene. Esatto. No, vabbè, c'è il fatto che poi non quando segna tutto non è che vai a abbracciarlo. Ognuno adesso questo è il secondo gol. Dopo il secondo gol, che lui fa bene a tirare, perché io non ci arrivo, fa bene. Io sono il primo ad andarlo ad abbracciare. Guarda, io corro, bello, contento. Sì, ma qui vale, io non vedo niente, non vale. Ma vedi i capelli troppo lunghi, Pippo, quello è il problema. Quindi mettevi giù la testa, non vedevi niente. Guarda. Qui l'abbracci. Guarda, okay. L'abbraccio ragione, sincero. Ale, hai visto, a fare l'allenatore li ho persi. Allora, questa, poi invece qua... Questa è un altro tipo di esultanza che ho deciso di fare. Ogni gol che faceva Pippo cercavo di fare un'esultanza diversa e...